Ma intanto il completamento di un lavoro, quella che è alle nostre spalle è una struttura che si pensava rimanesse una cattedrale nel deserto, che per molti anni la regione non era riuscita a completare, e invece con l'inaugurazione del pronto soccorso si chiude la fase di apertura dell'ospedale San Marco. Contemporaneamente noi in questo momento stiamo lavorando a Messina, dove è attivo il cantiere del pronto soccorso del Policlinico, stiamo lavorando al Civico di Palermo, al Villa Sofia, è già finanziato il pronto soccorso dell'ospedale Cervello, si sta per completare la realizzazione del pronto soccorso a Vittoria, è stato realizzato il nuovo pronto soccorso nell'ospedale, è in corso la realizzazione del pronto soccorso dell'ospedale di Avola. Insomma, non c'è provincia e non c'è territorio della Sicilia che non sia interessato da un intervento di ricostruzione edilizia o di miglioramento tecnologico. È il lavoro di 4 anni. Assessore, tra l'altro è un pronto soccorso che sorge in una zona strategica della città. È strategico per la posizione vicino all'aeroporto, è strategico per la posizione vicino all'autostrada, stiamo lavorando anche alla modifica dell'area di atterraggio degli elicotteri per dare la possibilità che, essendo questa una struttura di emergenza di secondo livello, possa raccogliere nell'ambito della rete trauma persone da ogni parte della Sicilia. Ma soprattutto con questa opera si completa un lavoro che l'azienda Policlinico San Marco ha portato avanti in 4 anni, perché è il secondo pronto soccorso che si apre dopo la chiusura di quello del Vittorio Emanuele, ed oggi l'azienda Policlinico San Marco nel bacino della Sicilia orientale è il dipartimento di emergenza con il maggior numero di accessi di tutta la Sicilia orientale. C'è un lavoro sinergico di squadra, ma mi piace ricordare che questo è anche l'ospedale che ha dato assistenza a 2500 malati di Covid ricoverati. È l'ospedale nel quale sono nati dalla sua apertura oltre 4500 bambini, e quindi c'è stata la vita, la ricostruzione di un percorso di natalità nel Dipartimento Materno e Infantile, e la gestione della pandemia che è andata dai tanti casi di terapia intensiva, da chi purtroppo non ce l'ha fatta, a chi è potuto uscire guarito. Assessore, arriveranno i medicinali da gennaio all'ospedale, è stato lasciato questo allarme? Ho letto l'allarme e mi sento di poter dire che è un allarme assolutamente non fondato. C'è un tema che riguarda la centrale unica di committenza che non è una sorpresa, il governo della regione lo ha già detto con una propria delibera quando ha chiesto di attivare convenzioni con le CUC di altre regioni italiane, quando ha evidenziato come la committenza in sanità non poteva essere affidata ad un servizio. Ma quando è nata la centrale unica di committenza, governo Crocetta in carica, solo la Sicilia ha deciso di organizzarla in maniera francamente imbarazzante. Noi oggi abbiamo costituito un ufficio speciale per la centrale unica di committenza, abbiamo lavorato ad un rapporto attivo con Consip, e però si sta recuperando il tempo di tante difficoltà. Direttore Alicuò è molto in gamba, sono convinto che troverà le adeguate soluzioni che rientrano nella sua esclusiva competenza. Assessore, sui punti nascita, che in Sicilia ci sono state ultimamente delle polemiche proprio della bimba morta dopo il parto in autostrada, diciamo così. Più che polemiche, sciacallaggio. Qualche cialtrone ha anche detto che la responsabilità era della regione. Per fortuna ieri ho potuto dimostrare con gli atti alla mano che la deroga, per esempio, al punto nascita di Sant'Agata di Militello non è stata concessa dal Comitato del Percorso Nascita Nazionale. Io voglio sperare che invece si possa riattivare presto non solo quel punto nascita, ma che possano essere gestiti in sicurezza. Questo significa consentire alla Regione di realizzare gli investimenti che ha programmato, e significa anche dare una sicurezza territoriale. Poi non mi piace mai mettere in correlazione le scelte di programmazione con i fatti di cronaca, perché i fatti di cronaca scuotono la pubblica opinione ed è giusto che sia così, ma poi devono essere inquadrati anche nella responsabilità concreta, e bisogna verificare quali sono le responsabilità eventualmente connesse anche a disfunzione di ordine organizzativo. Noi abbiamo una certezza, la certezza è che in questi anni abbiamo ristrutturato tanti punti nascita, affrontando anche una criticità di personale significativamente alta. Non dobbiamo mai dimenticare che l'accordo quadro sui punti nascita è nato per responsabilità siciliane, perché il ministro di allora, Beatrice Lorenzin, lo ha modificato dopo il caso della piccola Nicole, un decesso avvenuto a Catania. Da genitore di un bimbo di 7 anni io voglio
garantire sicurezza nei punti nascita. Questo vale più di ogni altra cosa. Ma io so che i controlli sono di competenza dello Stato, questo dice il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Leggo su tutti i quotidiani nazionali che c'è una preoccupazione perché sono difficili questi controlli. Si può fare appello alla responsabilità di tutti, però se c'è qualche responsabile poi occorrerà anche sanzionarlo, altrimenti la gente poi si sente presa in giro. Quale sarà l'impatto sulla città di questo quarto pronto soccorso? Io mi aspetto non soltanto un impatto sulla città, ma su tutto il bacino della Sicilia orientale. Certamente rispondiamo a un'area importante, popolosa, e mi fa piacere poter dire che affidiamo anche questa struttura al senso civico dei cittadini di questa area, che hanno dimostrato, basta girare l'ospedale San Marco, che tengono al loro ospedale. E allora, dobbiamo essere ottimisti, sarà un pronto soccorso non di un'area del territorio ma di tutto il bacino orientale e io sono certo che si potrà inserire stabilmente nella rete dell'emergenza garantendo anche minori tempi di attesa in altre strutture della città.